Agrigento by Night, ballare al chiaro di luna sotto il cielo stellato è l'intrattenimento prediletto dei giovani agrigentini. Buona compagnia, un fresco cocktail, musica da hit parade hanno caratterizzato la notte appena trascorsa. Grande festa alla penisola, la nuova discoteca posizionata a strapiombo sul mare che ha accolto migliaia di agrigentini per inaugurare ufficialmente la stagione estiva. Ma come si organizzano eventi del genere, come si promuovono e come nasce l'idea sono domande che abbiamo posto ai gestori del nuovo disco club. L'idea è nata semplicemente dalla nostra follia, fondamentalmente, e dalla semplicità che contraddistingue le nostre serate. La voglia di cambiare ci ha portato a trovare nuovi posti, nuove soluzioni e siamo riusciti a trovare una location che si adatta perfettamente al tipo di serata che vogliamo organizzare, con uno scenario che si apre sul Mediterraneo meraviglioso. La nostra prerogativa principale è quella del divertimento sano, il divertimento che scaturisce dalla natura dell'uomo, quindi dalla bella musica, dall'essere insieme, dall'essere amici e divertirsi tutti insieme. Tutto viene condito anche da altre attrattive quali giochi di artisti di vario genere, giochi di luce, quindi poi una serie di punti bar molto simpatici e soprattutto quel tocco di follia, quel tocco di simpatia che condisce un po' e caratterizza le nostre serate. Un lavoro che non si ferma soltanto alla serata qui, ma c'è anche addirittura un video che viaggia su YouTube che sta andando benissimo. Siamo diventati famosi, diciamo, il nostro gruppo di pazzi, la nostra band. Cerchiamo di dare con questo video quell'atmosfera, quella semplicità, quella follia che è in tutti noi, quell'allegria che ci ha sempre contraddistinto, quella semplici, allegri e spettacolari. La pista da ballo è stata invasa, il DJ ha missato le hit del momento e tutti a squarciagola a cantare i tanto conosciuti ritornelli delle canzoni, grazie anche al coinvolgimento del vocalist Riccardo Gaz. Divertimento e allegria caratterizzano queste notti d'estate. Tanti giovani che hanno preso parte all'evento, in comitiva, in coppia o magari in cerca di una nuova avventura amorosa. Ascoltiamo le loro dichiarazioni. Tra gli amici e in giro per i locali, per quello che ci può offrire la città, sperando che le novità, la gente sia propositiva a nuovi divertimenti, sempre più contemporanei, belli, adatti alla gioventù, sani, semplici e con bella gente. D'estate solitamente si è soliti bere qualcosa di particolare, qual è il tuo cocktail preferito? Negroni, eh? Assolutamente Negroni. Estate 2012, ormai ci siamo dentro. Quali sono gli intrattenimenti che principalmente segui? Fortunatamente le serate agrigentine sono abbastanza interessanti. Principalmente iniziano ad Agrigento, via Terea, poi si svolgono nella piazzetta San Francesco, poi si svolgono a San Leone. Diciamo sono abbastanza fresche, fortunatamente, e divertenti. Nelle serate a volte in amicizia si usa bere qualcosa. Qual è il tuo cocktail preferito? Quattro bianchi più sciroppo di fragola. Gin tonic.